Allora, siamo incontrati ieri, è stato bello parlare di questo video. Perché avete scelto proprio questo video per, come biglietto da visita per la vostra scuola? Intanto grazie per averci invitato, prima di tutto. Abbiamo scelto questo video perché credo che rappresenta l'anima della scuola, i valori che ci sono dietro. Il concetto proprio di cambiamento, cioè di cambiamento a partire dai ragazzi, a partire dai loro sogni, a partire da il sogno che poi siano loro un futuro, come quel ragazzo del video, fare un passo ad aiutare altri, e crediamo che in questo modo ci sia il vero cambiamento, cioè che ognuno prima aiuti se stesso a fare il passo, ci creda di fare il passo, e creda nel suo sogno e poi un giorno aiuti gli altri a fare questo passo. E come si fa? Qual è il modello didattico? Che cosa avete pensato per questi ragazzi? Ok, non fare troppe domande perché i compiti me li ha mangiati Artù, quindi ho la giustificazione. Allora, il modello didattico è ovviamente diverso da quello della scuola tradizionale, nel senso che quello che ci contraddistingue, credo, a livello proprio mondiale è il lavorare sull'intelligenza emotiva proprio come didattica della scuola, cioè viene fatta ovviamente la didattica tradizionale, ma prima viene fatto il lavoro sui ragazzi, cioè è una scuola costruita attorno al ragazzo, costruita attorno alle sue paure, alle sue criticità e ai suoi sogni, di modo che prima di tutto sia un luogo dove lui possa esprimersi, dove possa vivere sereno gli anni della scuola, perché se ci ragioniamo ci passiamo almeno fino ai 18 anni, metà della nostra vita, quindi pensare che sia un luogo di sofferenza, una gabbia, noi lo ritenevamo abbastanza stupido, se mi passi il termine. Quindi prima di tutto abbiamo creato un ambiente dove loro siano felici di venire, dove si sentano ascoltati, dove sentano che ci siano delle persone che sono lì per loro, con dei valori, e che cercano di trasmettere questi valori. E abbiamo anche una rappresentanza qua oggi. Sì, vero? Se si fanno sentire. Grazie. Cioè voi avete... Ci siamo portati la curva nord. Avete mai visto degli insegnanti avere questo tifo da stadio? Vorrà dire qualcosa, credo. Allora, mi ha molto colpito la vostra storia. Innanzitutto spieghiamo dov'è la scuola e come si fa a... Per adesso a Reggio Emilia, in attesa poi di aprire sedi in tutto il mondo. Come si fa? Dalla materna alle superiori, quindi materne, elementari, medie e superiori.
e poi ci sarà una sorpresa finale, ma la lascio alla fine. Ok, la sorpresa la lasciamo alla fine come sempre, però leggendola e capendo, insomma, approfondendo la vostra storia, mi è tornato alla mente un po' quello che è stata la mia esperienza scolastica, diciamo, e tornano alla mente, si sogna sempre, no, di rifare la maturità, eccetera, io lo sogno spesso, quindi questa non è, forse non è una bella cosa, però ricordo che per esempio la professoressa di disegno mi rimproverava perché consegnavo le tavole rispettando la scadenza, perché in questo modo io mettevo in difficoltà i miei compagni. E la stessa cosa, una cosa simile, insomma, che ricordo è invece il professore di filosofia che non sopportava che io volessi sapere il voto alla fine dell'interrogazione, per cui io non sapevo mai che voto prendevo. Ho avuto un'infanzia difficile. No, voglio sapere adesso, a parte gli scherzi, quanto è lontano il vostro modello di insegnamento da questo modello di insegnamento? È lontano nel senso che intanto non c'è la cattedra a separare gli insegnanti dai ragazzi, ma gli insegnanti, come adesso sono là, sono in mezzo a loro e vivono con loro la scuola, vivono con loro la loro quotidianità. E la grossa differenza è che non è una scuola costruita attorno al voto, cioè non si studia per un voto, non si studia per ottenere un risultato e poi una volta ottenuto il risultato o passato l'esame si bruciano i libri come si faceva una volta, si fa il rito di passaggio, ma si è lì per vivere la scuola, per vivere i valori, per vivere i ragazzi, poi con tutte le problematiche che ci sono come in tutte le scuole, ma si cerca di trasferire ai ragazzi un modello diverso che poi un giorno gli serva dopo la scuola, cioè la scuola è un tramite per far sì che loro credano in loro stessi e poi applichino dopo la scuola, quando realmente potranno cominciare a camminare per i loro sogni o anche durante, e ovviamente per far questo ci va tanto lavoro. Visto che adesso parliamo di intelligenza emotiva, diamo la parola a Lucia, che era emozionatissima, ma come vedi siamo tra di noi. Grazie. Volevo chiederti che cosa. Facciamole un applauso, un incoraggiamento. Sostegno. Ritorna spesso questo termine, questo concetto dell'intelligenza emotiva nel vostro modello di insegnamento, sì. E vorrei sapere da te quanto è importante nello sviluppo di un ragazzo. L'intelligenza emotiva per noi è intesa l'intelligenza del cuore, è importante perché cresce con noi, se ci pensiamo il cuore è la prima cosa che si fa, io sono mamma ma credo ce ne siano delle altre, quando rimani incinta è voler ascoltare il battito del cuore che senti da questa pancia, quindi cresce e con noi e lavorare sull'intelligenza emotiva ci permette di far innamorare i ragazzi tutti i giorni. Io sono una preside un po' strana, nel senso che mi piace pensare che la parola preside voglia dire presenza, quindi vivo con loro, sono con loro, sono con loro alle 4 del mattino, sono con loro di sera, e quando si parla di intelligenza emotiva mi piace pensare di allenarli a vivere alle emozioni, e ci alleniamo tutti, quindi appunto perché la scuola è il pezzo più importante della nostra vita, il pezzo di tempo materiale che passiamo, i nostri ragazzi stanno a scuola dalle 9 alle 16 tutti i giorni. Poi c'è vacanza e ci chiedono quando possono venire a scuola lo stesso, poi c'è domenica e vengono lo stesso fino a Milano. Quindi non vi mollano mai praticamente. È una cosa un po' particolare. E l'intelligenza emotiva permette questo, permette di farli innamorare ogni giorno dell'italiano, della storia, della matematica, di parlare con loro attraverso il cuore e di toccare il cuore, soprattutto di ascoltarli. Lei è anche una esperta, una delle massime esperte dell'età evolutiva. Sì. E vorrei sapere perché è importante valorizzare le differenze in un modello invece di scuola in cui si tende sempre a livellare alla media. È importante perché siamo diversi, e solo unendo le nostre università possiamo far sì di diventare quel siamo uno che diceva Francesca. Io allora faccio sempre l'esempio quando spiego del fatto voglio andare a vedere una partita di calcio, io che
a parte i tacchi di oggi non sono molto alta, a differenza di altri ragazzoli che ho a scuola che sono altissimi, se a tutti dessero lo stesso sgabello c'è chi vedrebbe chi no. Mi piace dire che siamo diversi perché ognuno possa avere la sua opportunità, anche se è diversa. Alcuni di loro passano... Grazie. Questa è un po' la domanda cattiva, diciamo, come quella di prima a Sara. Si dice sempre della tecnologia, no? I bambini stanno troppo sul computer, sul telefonino, eccetera. È spesso vista quindi come un nemico dell'istruzione. Voi, qual è il vostro pensiero in merito a questo? No, nemico no. Credo che la tecnologia sia abituarli al domani. È difficile togliere la tecnologia a un ragazzo, noi per primi la usiamo continuamente, il telefono, il computer, noi chiediamo loro di lasciare il telefono durante le lezioni perché abbiamo professori straordinari e sono capaci di interessarli anche senza un telefono, cioè laddove il ragazzo prende il telefono vuol dire che quello che stai dicendo non è così interessante. E i nostri docenti, abbiamo la fortuna di avere persone insieme a noi che hanno sposato il nostro sogno, che ci credono e che quindi credono che la tecnologia possa aiutare a dare quel qualcosa in più. Ma come avviene la selezione degli insegnanti? Perché non è un dettaglio da poco. Ridolo. La selezione degli insegnanti è strana. Io li faccio venire nel mio ufficio e voglio vedere gli occhi che brillano. E la prima domanda che faccio sempre è: quanto ami i ragazzi? E da lì capisco da quello che mi dicono. Mi piace pensare che la prima qualità che unisca tutto lo staff dell'IS sia la disponibilità a mettersi in gioco. I ragazzi sono con te se sei autentico. Quindi se dici che hai paura, se dici che i sogni sono difficili, se dici che bisogna alzarsi tutte le mattine alle 7 per rincorrere il tuo sogno. E quindi è proprio lo stare con loro che cerchiamo dei nostri docenti. Voi avete scelto il Dreamers Day per comunicare ufficialmente un nuovo sogno. Esatto, un nuovo sogno che è il naturale proseguimento della scuola, ovvero c'è materna, elementari, medie e superiori, e poi c'è un passo dopo linea con quello che ha detto la Lucy, per aiutare le persone veramente a realizzare il loro sogno. Lo facciamo vedere? Ma sì, dai. Questa è la Human Design University. Praticamente è l'esperienza nostra che abbiamo qui, nostra, dei docenti, che applichiamo tutti i giorni e che abbiamo notato che è quello che manca oggi quando noi cerchiamo dei docenti. Magari hanno le competenze, ma gli mancano le capacità per modellare quello che è i ragazzi, quello che è il futuro, ma non solo i ragazzi, proprio anche le altre persone. Quindi lavorare sull'intelligenza emotiva, coinvolgere i ragazzi facendogli vivere esperienze, che è anche la nostra modalità didattica, cioè fargli vivere esperienze per creare emozioni e da lì crescere e costruire un futuro. Grazie per la vostra testimonianza, Luca Taverna e Lucia Dell'Aquila, International Experiential School.